secondo gli esperti, lo sciame sismico che si è scatenato al confine tra Turchia e Siria in questi tragici giorni potrebbe durare a lungo. Per questo motivo parlano di epidemia sismica prolungata. È già successo in situazioni analoghe. Questo fenomeno potrebbe continuare per giorni, mesi o anni. Ecco perché, dopo le due scosse devastanti, la Terra non smette di tremare. La sequenza di scosse scatenatasi in questi giorni ha interessato l'incrocio di quattro placche destinate a scontrarsi costantemente, ovvero anatolica, arabica, africana ed euroasiatica. L'area del Mediterraneo coinvolta dal terremoto è molto pericolosa, viene classificata ad alto rischio sismico. Il professor Carlo Doglioni, presidente dell'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato la situazione in Anatolia. Considerando le dimensioni della faglia attivata, la placca anatolica ha subito uno spostamento di almeno 5 metri verso sud-ovest. La misura esatta dello scivolamento della Turchia rispetto alla Siria deve ancora essere rilevata. Si attendono i dati dei satelliti Sentinel dell'ESA e CosmoSkyEnd dell'ASI. La faglia generata è denominata trascorrente a bassa profondità, con ipocentro compreso tra 15 e 20 km. La lacerazione ha interessato un'area larga 25 km e lunga 190 km. Dopo le due scosse devastanti, la Terra continua a tremare. La durata dell'epidemia sismica è impossibile da prevedere. Una cosa è certa, il fenomeno continuerà finché non sarà liberata del tutto l'energia accumulata. Un esempio di questo fenomeno è il sisma del 2016, che ha coinvolto il centro Italia. Finora, l'INGV ha registrato altre 140.000 scosse e continuano a verificarsi. Doglioni, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha concluso: più è alta la magnitudo di partenza, maggiore sarà la durata delle scosse previste. La faglia dell'Anatolia termina nel Mar Egeo ed è staccata dal nostro paese. Tuttavia, sulle coste italiane è stato diramato l'allarme tsunami, subito dopo il sisma in Turchia. Non appena è arrivata un'onda a bassa energia sulle coste calabresi, l'allarme maremoto è rientrato. L'Italia potrebbe essere coinvolta da questo fenomeno? Che ne pensate? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.